Buongiorno ragazzi, oggi parleremo del padre della sinfonia, il compositore austriaco Franz Joseph Haydn. Non è famoso come Mozart e Beethoven, ma è decisamente molto importante perché loro sono stati in qualche modo suoi allievi, se non allievi diretti, anche allievi così, che hanno preso il compositore a modello. Allora, Haydn visse in nacque in Austria alla metà del 1700 ed è una figura chiave dello stile classico. Si occupò di tutti gli stili, di tutti i generi musicali, dalla musica strumentale ai melodrammi, agli oratori, ma diciamo che la sua predilezione fu per la musica strumentale, lì ebbe maggiori successi e influenzò molti musicisti suoi contemporanei. Viene chiamato il padre della sinfonia perché lui è quello che, diciamo, codifica la forma della sinfonia come l'abbiamo vista noi, no? Con quattro movimenti, l'allegro in forma sonata, il secondo movimento lento in forma di romanza o tema e variazioni, il terzo movimento, il minuetto, e il quarto movimento, sempre allegro o presto, in forma di rondò o anch'esso in forma di sonata. Diversamente da Mozart e Beethoven, che come vedremo erano insofferenti alla vita di corte, non volevano più essere alle dipendenze di un padrone, lui per 30 anni si dedicò a servire la famiglia degli Esterházy, una famiglia ungherese importantissima, ricchissima, dei principi, e lì questi principi erano così ricchi che avevano alle loro dipendenze un'intera orchestra, e lui fu il direttore di questa orchestra e il maestro di cappella con orgoglio e riconoscenza per tutto questo periodo, per molti anni della sua carriera, per più di 30 anni. La sinfonia, nel video ascolto guidato, ascolteremo una delle sue sinfonie, non tutta chiaramente, ma in questo caso ascolteremo il secondo movimento, ossia il tema e variazioni. Allora, questa sinfonia viene chiamata La Sorpresa. La scrisse, la sinfonia numero 94, ne scrisse ben 106, la scrisse mentre era a Londra, fare un giro nel 1791. È proprio l'anno in cui muore Mozart a Vienna. Questa sinfonia quasi quasi sembra proprio dedicata allo spirito burlone fanciullesco di Mozart. Il titolo La sorpresa le deriva dal fatto che nel secondo dei quattro movimenti, cioè nell'andante, a un certo punto compare a sorpresa un accordo fortissimo che arriva inaspettatamente dopo l'esecuzione di un pianissimo del tema. Si sente due volte questo accordo. E allora da lì è stata chiamata la sorpresa. Questa andante è in forma di tema e variazioni, mentre il terzo tempo è un minuetto. Come vedete, tutto torna. Il motivo principale dell'andante è lui ha preso un tema popolare, come dicevamo nel tema e variazioni, che è una semplice filastrocca infantile. La viene variata quattro volte con delle variazioni melodiche del violino, con dei passaggi da tonalità maggiore a tonalità minore, lasciando la voce all'oboe, o agli strumenti a fiato in altre variazioni, insomma, vari tipi di variazioni. Poi conclude l'andante con una semplicità con cui ha iniziato, quindi fa risentire il tema in pianissimo. Allora, adesso vi propongo prima di tutto la videobiografia del compositore e poi il video ascolto guidato. Infine faremo l'esercizio, quindi stiamo molto attenti. Thank you.
Thank you.
Bene, a questo punto andiamo ad ascoltare il videoascolto guidato dell'andante della sinfonia La Sorpresa. Provate a fare questo esercizio e poi vi darò la soluzione.
Bene, veniamo adesso all'esercizio. Come al solito, provate a farlo, fermate il video e poi guardate le soluzioni e ditemi quante ne avete fatte giuste e quante ne avete fatte sbagliate. Allora, il tema è presentato in fortissimo dai fiati mentre i violini ricamano un controcanto vivace. Al tema in fortissimo succedono due riprese in piano, poi torna fortissimo ma conclude di nuovo in pianissimo. Era il tema numero, la variazione numero 1. B. Il tema passa all'over che all'inizio lo esegue con note ribattute, cioè una quantità doppia, due semicromi al posto di ciascuna croma, cioè due sedicesimi al posto di un ottavo, e quello è il tema, è la variazione 3. La C. Violoncelli presentano il tema con un'intensità forte, ma il modo ora è minore, si avverte subito una diversa espressione, improvvisamente scura e preoccupata, è la variazione numero 2, e infine la D, dopo un nuovo accordo fortissimo, le viole eseguono il tema in pianissimo senza variazioni, mentre su di esso appare all'improvviso una diversa melodia del violino, è la variazione numero 4. Bene, alla prossima, ciao!